un grande salvadanaio sociale. Lo ha definito così il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, il progetto Solidiamo, durante la premiazione degli studenti di diritto prima giornata, 205 borse di studio e 373 premi, che prevedono l'ingresso gratuito al Teatro Comunale Nestor e abbonamenti allo Stadio Comunale Benito Stirpe. In totale le scuole del territorio hanno... Possiamo dire che è un progetto unico in Italia, e anzi speriamo che ci siano altre città, perlomeno quelle capoluogo, più importanti a seguire questo tipo di esempio. Noi abbiamo deciso nel 2012 come amministratori pubblici della città di Frosinone di dimezzare le nostre indennità, quindi le indennità di carica del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali, rimettendo a disposizione questi soldi non del ministero ma reinvestendoli sul nostro territorio per due categorie particolarmente importanti. La seconda è quella degli anziani, che potranno frequentare con questi soldi del risparmio degli amministratori delle gite, viaggi di istruzione, perché è giusto che anche gli anziani a 70 anni, 80 anni possano avere la possibilità di entrare all'interno di un museo, di una città d'arte. E la prima categoria, forse quella più delicata alla quale ci siamo rivolti, è proprio quella dei ragazzi, i giovani residenti in città, premiando che cosa? Il merito, perché è giusto che coloro che durante l'anno si sacrifichino abbiano un grande riconoscimento, un riconoscimento che è sia di natura economica sia di natura in premi, quindi non solo borse di studio ma anche accessi gratuiti al teatro, allo stadio, a tutte quelle che sono le strutture comunali che fanno parte del patrimonio pubblico, del patrimonio collettivo.